Come hai pensato a darti questo sport? A praticare questo sport? È lo sport che si è messo da due. Dove resiste a qualcuno? A mia mamma, a mio padre, ai miei nonni, alla mia ragazza, ai miei zii, alla mia pancia, alle scarpette. Ce lo fa, va bene, ciao ciao. Sto online, so. Prima adesso. Bravo Vittelli! Tira! Ragazzi! Diciamo che alcuni componenti della squadra unina hanno dato idee sull'arbitraggio. No, un pezzo di merda, dai, ma c'è un po' di cioccolato. Ma poi fa questi gesti così, dai. Ma poi l'arbitro si gira, si rivolge a me così. Forse mi conosce. Questo cappellino viola poi non puoi parlare, eh? Rosa, guardate questa chicchetta. Cashmere, eh. Diciamo sei bravo con le posizioni, insomma. Esatto. Il primo tempo in difesa, un secondo in attacco, entrambi non è sfigurato, qual è la fase di piace di più? Innanzitutto io scendo in campo scoppando l'allenatore, sono qui pronti per vincere, e anche se l'altra volta nella nostra amichevole non abbiamo, diciamo, brillato. Ciao macellaio! Ok, questo 2-0, questa torrete. Beh, una difesa decisamente da registrare, perché per il momento non ci siamo proprio. C'è Simone che è un po' indeciso, questo è. Secondo me sta soffrendo l'esordio. Potete recuperare questa partita? Sì. Sì. Noi ci crediamo sempre. Poi quello che succede, succede che aspetta fino adesso. Ok, grazie mille, ciao. La sua squadra, l'Unione, ha vinto 6-1, lui ha fatto una tripletta, quindi migliore in campo. Andiamo a dare un giudizio sulla partita. Siete, avete dominato al primo. È stata una partita combattuta all'inizio, poi diciamo che abbiamo preso il largo. Penso che abbiamo meritato la vittoria. Sì, mentre invece ho visto che c'è un'ottima intesa con i tuoi compagni di squadra e un po' che giocate insieme, tipo con Ambrosio che ti ha fatto qualche assist, anche con una guarda short. È la prima volta che giochiamo insieme, poi piano piano. La prima volta, non sì. Si vedeva però. Andiamo sempre a migliorare. Mentre invece un giudizio sugli avversari? Che ti devo dire? Non lo so, ma non si devono conoscere anche loro, penso 6-1, penso. C'è qualcosa che non va. Quindi come volete arrivare in questo torneo? Non lo so, penso che ce la giochiamo con tutti, quindi man mano andiamo sempre a migliorare. Il Marintim contro l'Atletico Manuto hanno appena perso per il Marintim contro l'Atletico Manuto, l'Atletico Manuto ha appena vinto per 1-0 con il gol del capitano di Scala. Non solo il capitano, lui il capitano. Ah, pardon, il capitano Pagliozzo, no? Però segnato di Scala, sì. Con quello chiamato di Scala. Poi Maciolino si tutto questo tempo a segnare, è stata una partita, diciamo, abbastanza equilibrata. Però sì, è attaccato un po' di più, forse qualche problema in attacco all'inizio. No, il problema in attacco no, perché stavo in attacco. E, no, a parte scherzi, abbiamo. A parte che loro erano forti, cioè sono forti, sì, quindi è stata una bella partita. Poi noi abbiamo avuto l'infortunio purtroppo di Perone, detto anche a Mauri, che praticamente ha fatto il suo dovere, ma poi si è infortunato, abbiamo giocato 10 contro 1. Oh! E poi gol sul filo di lana mio, ma grazie anche all'ottima prestazione di Guagliozzo. Invece una chiedere a Guagliozzo, dove volete arrivare in questo campionato, in questo torneo? Cosa vuol dire che giocate dopo questa partita? Allora, sicuramente, prima di tutto buonasera. Volevo dire, sicuramente vogliamo arrivare fino in fondo a questo torneo, perché ci reputiamo una squadra, non però comunque una buona squadra, ci possiamo giocarcela con tutti. I miei ragazzi, voglio dire, perché ridi? No, perché i miei ragazzi, voglio dire che ci eravamo un po' montati la testa dopo l'amichevole vinta 5-1 sempre contro di loro. E ora oggi siamo scesi in mezzo al campo un po', diciamo, già con la vittoria in tasca, un po' molli. Volevo dire che se non ci impegniamo penso che possiamo tornare a casa. Va bene, mamma. Ma questa maglia del Catania, come questa maglia del Catania. Perché sta parlando con me. Ah, scusa, Serie C. Vabbè, anche a lui ha segnato, c'è l'ho anch'io, la maglia del Catania. Ah, ok. Anche la Agnano fa freddo. Agnano fa un po' freddo. La maglia del Catania perché è stato un vecchio torneo che abbiamo fatto, però non tutti ce l'hanno, quindi sono stati dei processi. Volevo dire solo una cosa, voglio fare un appello a Emanuele Attanzio, se lo posso fare. Dell'Unina, che ieri so che ha segnato, ti batteremo, non ti preoccupare. Non so chi è Emanuele Attanzio, ma comunque ti batteremo.
mentre invece passando al Marine Team, qua abbiamo Carbone, Lanza, non l'abbiamo ancora ricordato. Una prosa Bruno Vespa, però aspetta, cioè Bruno Vespa è fortissimo. No, volevo cominciare da Carbone. Prima di tutto, tu che sei organizzatore di torneo, un'opinione su questo torneo? Ma questo torneo prima cosa non è mio, perché ho avuto però perché tu sei esterno, organizzato bene, i ragazzi sono bravi, devo dire, una bella organizzazione, soprattutto il video, il camera e il parteggiatore. Un bel ragazzo. Sì, sì, bel ragazzo, ragazzo. Fagellista no. Fagellista. Invece a Lanza volevo chiedere, avete perso? Ok, però avete fatto una buona partita. Avete fatto sicuramente una buona partita, avete avuto pure voi problemi in attacco, forse un po' di scollature tra centrocampo e attacco, questo è il problema. Sapevamo che loro partivano avvantaggiati sulla carta, però un po' ci hanno penalizzato anche i cambi, cambiava sempre facendo rotazione, cambiava sempre l'assetto in campo, non si è mai trovato, mai trovato un assetto equilibrio, sì. Però complimenti alla squadra avversaria che era molto, sono meglio, sono più organizzati, noi la prima volta che giochiamo a 11 tutti quanti insieme. Però ovviamente a calciotto, quindi più abituati a calcetti, diciamo. Ovviamente qui al regista Lollo Carbone, ragazzi, ha fatto girare bene la pasta. No, ma il problema a noi è stato l'arbitro di guardaline, che sono proprio buono. Tutti dal bocciare. No, ma soprattutto poi queste scarpe, cioè. Ciao, non lo so, beh. Non sapevo se tu. Sicuramente, sì, sì, sicuramente. C'è Di Scala che vuole fare un augurio al nostro bomber Pirone. Congratulamoci con l'arbitro, perché comunque ha fatto l'arbitro è una lode, pure marchigiatore, ha creato problemi, salutiamo a tutti. Ciao a tutti. Un saluto agli amici della Biugi, capitano c'è con questo, buonasera. I ragazzi del Piazzale Tecchio hanno vinto per 6-1. Piazzale Tecchio. Piazzale Tecchio, come sì, sono tutto? Vabbè, lo spieghi tu. Sì, perché diciamo che l'idea è nata dal fatto che l'80% probabilmente dei napoletani e della nostra squadra Piazzale Tecchio lo chiama Piazza Letecchio. E quindi per trovare un nome simpatico il capitano ha deciso questo nome. Capito, comunque siamo con Cioce, credo tu hai fatto un gol, mi sembra più. E ne ho sbagliato di una ventina. Però hai fatto un paio d'assist. Mi è sembrato che in attacco avete giocato abbastanza bene. Forse avete fatto qualche errore, però avete giocato abbastanza bene. Ho giocato da un po' così. No, in realtà la seconda partita. Però non si vede. Non si vede. Ci mancano i metri. Sì, esatto. Diciamo così. Però grazie al mister lì presente. Ci coordinava da questo campo. Mister. Ed ecco l'intervista. Una sola. Una domanda veloce, lui che ci sta guidando. Mister, diciamo. Volevo chiedere cosa volete dire ai due ragazzi dopo questo sera, come sarà una bella partita. Sì, sì, hanno giocato abbastanza bene, mettere un po' d'ordine in mezzo al campo. Magari segnare anche un po' di più, nonostante sei gol. Poi ha ragione, sei gol fatte e tante occasioni sprecate. Se abbiamo un po' più di. Avete risposto all'Unina che nella prima giornata aveva vinto loro 6-1, quindi forse. Ma la prossima c'è lo scontro diretto. Già c'è lo scontro diretto. Se ho letto bene. Formatissimo. Formatissimo il nostro freddo. Tre invece contro gli avversari, cosa vuol dire sugli avversari? Manca un po' di parecchia organizzazione. Secondo me comunque il vantaggio più eclatante è il fatto di non avere il portiere. Quindi, anche se personalmente io ho cercato di complicarci la vita, però comunque è già una bella organizzazione avere il portiere coordinata dietro la difesa. Infatti, però forse la difesa è il problema. Sì, decisamente. Vabbè ragazzi, in bocca al lupo a tutti qua. Crepi, grazie. Crepi, grazie. Grazie, buonasera.